Salve a tutti amici di Fantascienza Today. Come avrete visto dall'anteprima, oggi si parla di Oxygen. Vi prometto che questo è un video senza spoiler. Perché lo dico subito? Perché la trama di questo Oxygen è il suo pezzo forte. Avere spoiler su questo film può voler dire perdere buona parte del divertimento, del gusto di poterlo vedere. Per cui starò ben attento a non farvi spoiler e vi consiglio vivamente di non cercare informazioni prima di mettervi a guardarlo. Innanzitutto vi consiglio subito di recuperarlo. È un film molto raffinato, come se ne vedono pochi. Come vi ho già detto, è importante guardare la pellicola senza reperire troppe informazioni, perché gran parte del gusto sta proprio nell'indagine, nel cercare di capire e mettere insieme tutti i pezzi che ci vengono dati. Non mancheranno delle clamorose sorprese, sempre appunto che non ve le siate rovinate. Vi premetto che non avevo molte aspettative verso questo film. Come si vede nell'home page di Netflix, che lo presenta in Italia, si capisce anche solo dalle poche scene che tutta la pellicola è ambientata all'interno di uno stesso luogo. E qui parliamo di una capsula in cui la protagonista non si può praticamente nemmeno muovere. Io non ho una particolare predilezione verso i film ambientati in piccoli ambienti, in cui la storia scorre tutta entro quattro mura. Ecco, figuriamoci quando la storia è tutta dipanata all'interno di una capsula quasi claustrofobica. In realtà la pellicola mi ha veramente stupito. È estremamente interessante, molto dinamica, nonostante questa costrizione. Non l'avrei mai detto a priori, ma è un film molto interessante, come vi ho detto, con delle enormi sorprese che arrivano e non sono nemmeno troppo telefonate, ma riusciamo a mettere insieme i pezzi e quando la sorpresa arriva dà ancora più gusto, perché abbiamo avuto la sensazione di poterci arrivare con quello che la pellicola ci aveva messo a disposizione. Quello che pare essere una storia che parte su un binario diretto ad una certa destinazione poi muta radicalmente. Ottenere questo effetto senza spiazzare e deludere lo spettatore non è facile, quindi devo dire che qui il regista è stato estremamente bravo. La pellicola è convincente e arriva bene fino alla fine. All'esterno della capsula ci sono solo alcuni flashback che pure essendo pesanti nell'economia della storia per poterla portare avanti non sono tali da poter dire che la storia appunto si dipana fuori dalla capsula stessa. Assolutamente no, tutto è incentrato sulla protagonista, tutto è chiuso sulla protagonista e sull'intelligenza artificiale con cui lei si confronta, che deve gestire appunto il luogo in cui lei è rinchiusa. E questa intelligenza artificiale chiamata Milo sarà un amico o un nemico della nostra protagonista? Questo è un tavolo che ci accompagna per tutta la pellicola, insieme con l'idea di scoprire come mai lei è all'interno di questa capsula. Diciamo che come idea di base, senza appunto gli sviluppi che gli sono stati implementati, parrebbe un'idea banale, qualcuno che si sveglia in un luogo senza ricordare niente di quello che gli è successo prima. In realtà l'idea poi è sviluppata in una maniera estremamente convincente, con una sorta di analisi, con i pochi mezzi che la protagonista ha a disposizione, appunto l'interfaccia di Milo, che è comunque collegata in rete, e la possibilità di fare alcune chiamate. Una storia difficile da raccontare per non renderla noiosa e dare quell'impressione comunque di dinamicità che ti tira avanti fino alla fine della pellicola. Ed è sorprendente come si possa essere riusciti a costruire una storia con queste caratteristiche senza abbandonare mai uno spazio così angusto. La fotografia, vagamente desaturata come va adesso, comunque non è sgradevole e ci sono alcuni ottimi sprazzi all'esterno. L'immagine è sempre molto curata, la messa in scena molto molto studiata, le inquadrature composte molto bene e riescono a valorizzare questo bel esempio di fantascienza intelligente. Capisco però che a qualcuno possa anche non piacere. È comunque una storia costretta, non troppo veloce e dalla narrazione a volte sospesa.
Però, detto questo, se amate un certo genere investigativo più psicologico e mentale che d'azione, perché di azione ce n'è veramente pochissima, quasi zero, ecco, questo film potrebbe fare per voi. Se invece amate pellicole estremamente dinamiche, con grandi scene d'azione, grandi effetti visivi e molte cose che succedono, ecco, magari potreste anche evitarlo, perché qui non c'è niente di tutto questo. Alla regia troviamo Alexander Aya, già noto per parecchi lavori, tra cui mi sembra il più noto sia Le colline hanno gli occhi, una pellicola di qualche tempo fa che aveva avuto una buona risonanza. Il personaggio di Elisabeth Hansen, che porta sulle spalle l'intero peso di tutto il lavoro, è ben interpretato da Melanie Laurent e devo dire che fa una gran figura nonostante le poche possibilità effettivamente che ha di essere attiva nella scena. Unico altro attore coinvolto è Milik Zidi, che interpreta Leo Ferguson, un altro protagonista che si vede inquadrato in alcuni flashback appunto al di fuori della capsula. Ovviamente per poter portare a casa il risultato in una pellicola come questa serviva un'ottima sceneggiatura, e questa c'è, bella, solida e funzionale. Forse l'unica scena un po' banale, quella di chiusura, però ci stava per suggellare il film e dare un tono appunto di storia chiusa. In conclusione, Oxygen, per essere gustato, necessita di una visione attiva da parte dello spettatore, speculativa, di indagine, non passiva. Altrimenti potrebbe risultare indigesto e noioso. Se amate film di questo genere, recuperatelo sicuramente, perché fa per voi. Se invece amate film d'azione molto più attivi, allora magari potrebbe risultarvi noioso. Detto questo, un saluto da Fantascienza Today, ci vedremo qui presto con il prossimo video.